C'è la storia che ci racconta delle grandi battaglie. C'è la storia delle scienze che ci racconta come dalla scoperta della ruota siamo arrivati a quella del computer e addirittura a mandare un uomo sulla luna. C'è anche la storia del costume che ci racconta di come i primi uomini si vestissero con solo pelli degli animali che riuscivano a catturare. Mentre oggi abbiamo giacche e tutte le gelissime che ci mantengono caldi anche con 20 gradi sotto zero. Insomma, tante sono le facce della storia, ma una cosa è certa, sicuramente ciascuno di noi ha un suo posto preciso nella storia. Ho voluto appunto provare a fare teatro per, diciamo, diventare più estroversa e anche provare l'ebbrezza di parlare davanti a un pubblico molto numeroso. Immaginatevi un museo con quadri alle pareti di generi diversi, astratti, figurativi. Quando poi riprese. E i colori? I colori blu e rossi? Un po' scioccanti, a mio parere. Questi contrasti forti, non sarà perché sono straziati dall'imminenza del distacco? E quel giallo, così intenso lì all'orizzonte? Quella è la speranza, la luce, la possibilità di altri incontri. Thank you.
è stato bello perché abbiamo provato noi a metterci nei panni loro, non solo ad ascoltare le loro storie, ma a capirle noi, come affrontare noi quello che avrebbero affrontato loro in quel momento, in quell'istante. I ragazzi nati il 23 ricevono la cartolina di richiamo alle armi. La mappa del mondo è srotolata ai loro piedi e le nazioni, ognuna col proprio colore e il proprio esercito. Ovviamente l'Italia fascista a nuovi neri. Delicati spostamenti delle truppe sui vari fronti, mentre re e regina rimangono arroccati nelle retrovie e mandano avanti le pedine. Pedine da macello. L'abbiamo anche rivissuto, non noi personalmente, però magari raccontando di cosa avremmo fatto, cioè del teatro, dello spettacolo, magari i nostri nonni che si sono ritrovati loro. È stato anche bello sapere che dovevamo fare una cosa che hanno vissuto loro, cioè ripetere, fargli ricordare anche quei tempi, che magari non sempre è stato bello, però va sempre bene. Se li passavano di mano in mano, le donne li avrebbero anche nascosti sotto le gonne. E qualcuno ci ha anche provato. Noi comunque proseguiamo a piedi, è meno rischioso. Noi saliamo su un treno e per fortuna i macchinisti sono dalla nostra parte. Dove volete andare? Monfalcone. No, non si può mica, a stazione, se presidia dai tedeschi. Mi 10 chilometri prima, vicino a Sant'Elena. Mi rallento il treno e due altri salti giù, rotolando sull'erba. E così fanno ed arrivano in paese, ma le cose sono molto cambiate. C'è un presidio tedesco e anche nel loro paese sono affissi i bandi della torre. Sì, a me è piaciuto anche perché è sembrato di viverlo quasi in prima persona, anche dai racconti dei nonni, ma è stato più reale, mi è piaciuto. Vennero a prendere gli ebrei e io stetti zitto perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere i comunisti, ma io non dissi nulla perché non ero comunista. Ma poi, un giorno vennero a prendere anche me e non c'era rimasto più nessuno a protestare. C'è già stata. In altri non si era ancora finito di scappare, nascondersi, morire. 6 anni di conflitto, distruzioni, massacri che hanno coinvolto il mondo intero, causando 55 milioni di morti. Tante sono le storie che abbiamo sentito raccontare dai nostri nonni o che abbiamo visto nei film, magari senza renderci conto che chi le viveva rischiava la vita
per fare la scelta giusta. Magari aiutando un amico. O nascondendo un nemico. A Carceri, un paese della bassa padovana, qui vicino, gli alleati sono arrivati il 28 aprile. Ma nella notte del 27 ci sono stati degli scontri tra i partigiani e i tedeschi in ritirata. La gente, rifugiata nelle case, ha sentito spari urla fino all'alba. La mattina sono usciti a contare i morti. E poi sono arrivati i carri armati con gli alleati. Ma è stata una liberazione triste. In altri luoghi è stata una festa, un modo per voltare pagina. E così finisce anche la nostra storia. Sconvolgente, ecco. Cioè, sconvolgente perché comunque anche era la prima che affrontavo io insieme ai miei compagni. Cioè, abbiamo lavorato e infatti si è visto il risultato, quindi... Beh, ci ha anche insegnato a collaborare tra di noi e anche ad aiutarci nei momenti di difficoltà. Per me è stata la prima volta e devo dire è stata fantastica perché anche se avevi timore a esporti, però i tuoi amici ti potevano aiutare, andavamo molto d'accordo tra noi. Per me è stata splendida, l'ho fatto il teatro anche l'anno scorso, però non è stato come quest'anno, è stato veramente epico, un'esperienza delle migliori penso. Epic. Anche se è stato abbastanza difficile riuscirci a capire come muoversi dentro quello spazio che non sapevamo, è stato facile, alla fine ce l'abbiamo fatta. Cioè... bello perché anche ci ha aiutato dal punto di vista storico, quindi ci ha fatto capire anche la storia di quel paese e delle persone che comunque la guerra l'hanno vissuta in prima persona. Chiedersi come siano stati possibili orribili eccidi, spaventose mostruosità, lasciatemelo dire. Costituisce un terribile interrogatorio che non ti lascia mai e pensare come un incubo che può succedere ancora. Come un incubo. Bisogna evitare che la ricorrenza del 25 aprile si possa prosciugare. Mi ha fatto commuovere perché diceva cose vere che lui ha vissuto e